pensare che tu diventerai l'unica proprietaria di quest'opera, eh? Questa cosa sarà certificata. Cioè, sarà solo mia. Sarà solo tua, universalmente. Ma se la posso vedere su uno schermo, perché devo spendere una cifra tale quando posso vederla gratuita senza pagarla? Tutti possono vedere quest'opera digitale, ma solo una persona può possederla, come accade per i quadri d'autore e le loro fotografie. Non è facile capire perché si dovrebbero spendere migliaia di euro per opere d'arte intangibili, ma la rivoluzione è enorme. La mia opera si chiama 8281 perché prevede potenzialmente 8281 combinazioni. Ogni combinazione di questa opera può essere dunque isolata e registrata. I certificati di autenticità digitale si chiamano NFT, Not Fungible Token. Servono perché prima del loro arrivo ogni opera digitale poteva essere copiata all'infinito e l'artista che l'aveva creata perdeva ogni diritto. Poi è arrivata questa opera di Beeple ed è stata venduta per 69 milioni di dollari. L'opera digitale per la prima volta viene considerato un unico digitale. I vantaggi per un artista sono tanti. Tra i principali ritroviamo quello della tracciabilità e quindi della paternità dell'opera, che è trasparente, del fatto che le royalties, ovvero il diritto d'autore, è tracciabile e che gli artisti possono entrare in diretto contatto con il pubblico. L'idea alla base degli NFT è usare la blockchain, un registro condiviso online che certifica in modo trasparente, sicuro e irreversibile il passaggio di un bene da un venditore all'acquirente. NFT sta per Non Fungible Token. Si tratta di una applicazione dello stesso protocollo, della stessa tecnologia utilizzata nelle criptovalute, Bitcoin per capirci, che consente di individualizzare un singolo file in modo che sia sempre possibile tracciare i suoi cambi di mano. Fra gli NFT e le identità digitali una qualche forma di rapporto c'è. Si possono pensare sicuramente sistemi basati su pseudonimi, nick, avatar, quello che volete, però il concetto di NFT nel momento in cui deve individualizzare un'opera d'arte o un contenuto, inevitabilmente porta con sé una componente di identificazione. La blockchain introduce nell'arte digitale il concetto di esclusività presente nel mondo fisico. Molti artisti quindi hanno cominciato a produrne. Ma che se ne fa una persona della proprietà digitale? La potrà mettere su un meraviglioso schermo 4K, 8K, su degli schermi pieghevoli, delle nuove tecnologie che nemmeno ci immaginiamo. Il sistema ora è stato esteso anche alle opere analogiche. Gli Uffizi di Firenze, ad esempio, hanno messo su blockchain il Tondodoni di Michelangelo e hanno venduto la sua copia digitale, unica e certificata, a un privato per 140.000 euro. Anche frammenti di alcune di queste opere che vediamo al MIT di Milano sono state messe da Refik Anadol, l'artista, su piattaforme blockchain e sono molto quotate. Ora tutto comincia a viaggiare su NFT, dai canestri del basket americano ai brani dei cantanti come Morgan, a personaggi e abbigliamento dei videogiochi, le prime pagine dei giornali, le opere di una parrocchia bolognese. Molti parrocchiani mi dicono: molto bella questa cosa, anche se non ci ho capito niente. C'è chi parla di una truffa, di una bolla e chi di un nuovo rinascimento. Solo la storia ce lo dirà.